È nata nel 90° anniversario della Fondazione dell'Istituto Luce, quando nel 2014 al Vittoriano di Roma abbiamo fatto la mostra L'immaginario italiano. L'idea su cui si basa è raccontare la storia d'Italia, ma anche gli italiani e la loro trasformazione. Noi cerchiamo in ogni modo di creare la più larga diffusione di materiale luce e non relegarlo al solo periodo del fascismo. Per fortuna, chi è venuto anche prima di me non ha buttato il bambino con l'acqua sporca, ha continuato ad acquisire fondi, per cui noi riusciamo a raccontare 100 anni di storia italiana, ma non solo la storia con la S maiuscola, anche quella appunto dello sviluppo industriale, della cultura e soprattutto della trasformazione degli italiani a seconda della trasformazione del paese. Andare in luoghi, Napoli in primis, perché penso che Napoli sia un palcoscenico mondiale, senza togliere nessun merito alle altre città, ma Napoli nell'immaginario italiano si colloca in un posto da protagonista, e poter raccontare anche un pezzo della storia dei paesi e delle città dove noi portiamo questa mostra è il valore aggiunto, quello a cui noi teniamo di più.